Allora, oggi introdurremo una metodologia che si sviluppava moltissimo negli ultimi anni, si chiama Facility Management e Global Service, che serve a focalizzare maggiormente l'attenzione delle imprese sulle attività di core business. Che cos'è questa metodologia? E di che cosa parleremo all'interno della lezione odierna? La metodologia, che il Facility Management descriverò fra qualche istante in cosa consiste, ma è strettamente connessa ai processi di outsourcing, outsourcing logistico, global service e global service maintenance, che è la frontiera ultima del global service, ormai impiegato in tutte le aziende di produzione di grandi dimensioni. Andiamo nel dettaglio nel vedere l'evoluzione di questo processo. Il processo in che cosa consiste? Molte aziende, immaginate la Fiat, hanno al proprio interno attività che caratterizzano la produzione stessa, che è la realizzazione dell'autovettura. Al contorno ci sono una serie di attività molto impegnative che spesso le aziende internalizzano, fanno direttamente internamente, endogenamente. Per esempio, la parte logistica, il trasferimento del materiale, la parte di cura del verde, voi siete trovati in Fiat, vedete una quantità di alberi e piante immensa, le pulizie, la mensa. Allora, fino agli anni 60 tutte queste attività erano interne alle aziende, quindi pure l'azienda metalmeccanica che realizzava automobili aveva dipendenti che facevano ristorazione, aveva dipendenti che facevano giardinieri, aveva dipendenti che facevano la guardiania. A un certo punto, con l'entrata in crisi del sistema, di questo processo industriale, quindi la forte spinta che è stata generata dai mercati per cercare di ottimizzare i costi di produzione, ha fatto sì che le aziende iniziassero a pensare di non tenere più internamente questi servizi, ma terziarizzare questi servizi, affidare servizi del tipo guardiania, ristorazione, mensa, eccetera, a aziende specializzate in quella missione, perché questo poteva dare la possibilità di offrire un servizio migliore e generare delle economie che erano inimmaginabili per un'azienda che non fa quello. Cioè, un'azienda di automobili non riesce in maniera semplice ad ottenere ottimizzazioni sulla ristorazione, sull'acquisizione della verdura piuttosto che del salame o della mozzarella. Un'azienda che invece fa questo di specifica, specificatamente, è chiaro che ha delle economie di scala perché lo distribuisce su più asset, ha dei fornitori dedicati, ha un processo che è completamente diverso da quello della manifattura. Quindi si è iniziato a parlare di facility management. Quindi facility, sapete che cosa sono? Le facility sono tutte le attività non core. Quindi le aziende, da un certo punto in poi, hanno deciso di terziarizzare tutte le attività che non fossero di tipo core, quindi che non facessero parte del core business dell'azienda. Questi sono i quattro livelli di facility che sono ad oggi noti in termini di terziarizzazione, ma man mano che si va avanti con gli anni, tenete presente che i servizi aumentano notevolmente. Proprio vi farò alcuni degli esempi che per me sembravano impossibili quando ho iniziato a studiare nelle aziende che realizzavano anche manifatture, anche servizi di altissimo livello. Comunque, vi dicevo, quattro sono i cluster all'interno dei quali raggruppiamo i servizi terziarizzabili che vanno sotto spesso affidati in facility. Abbiamo servizi agli impianti, quindi manutenzione, la maintenance non più sempre è appannaggio delle aziende che la realizzano, spesso è terza. Servizi alle persone, catering, pulizia, sicurezza, questa sicurezza, quindi dalla guardiania alla mensa, quindi al catering, piuttosto che ai servizi di pulizia. Servizi dedicati al supporto delle attività d'ufficio, gestione di attivi, gestione dei PC, gestione di dispositivi di funzionamento degli uffici. Oggi pochissime aziende ancora hanno i propri PC in proprietà. Penso lo sappiate questo. Cioè, le grandi aziende, perché? Lo vediamo dopo, ma perché? Perché è chiaro che tu hai un computer sempre aggiornato, traduci un costo di mobilizzazione che va a bilancio con una mobilizzazione materiale, nonché va in ammortamento, in un costo, sì, comprendo, fisso. Tu, diciamo, parliamo anche di ulteriori servizi come il renting car. Prima le aziende avevano le flotte delle proprie automobili,
oggi hanno il rental delle loro automobili. Perché? Perché tu prendi quello il fitto, è un servizio che tu metti a bilancio come costo variabile, se domani devi trovare la macchina all'automobile alla collega gliela levo subito, e che vuoi più? Certo, paghi un po' di più, ma tutti i rischi connessi al fatto che il ragazzo ha una macchina della guida, fa un incidente, se la rubano, oppure crea disfunzioni di bilancio in termini di ammortamento e patrimonializzazione che almeno non hanno nessun interesse perché sono fuori dalla gestione operativa, fuori da quello che realmente io faccio, è un vantaggio che si può tranquillamente assorbire nell'incremento di costo del servizio. Così come gli archivi non solo funzionali, non stiamo parlando solamente di PC, ma anche hardware. Cioè, oggi moltissime aziende non hanno più il loro archivio informatico, è in remoto, in cloud, ce l'ha Aruba, ce l'ha Google. Quando mi serve l'informazione da dire al cittadino paga solo se oggi ce lo vuole, mi vado a prendere da Google, dall'archivio, non da Google, non sto parlando di Google, il motore di ricerca, da Google, diciamo Aruba, quindi dallo store centrale, vado a prendere l'informazione, sono sicurissimo, e però quando regalo ogni 3 minuti, mentre io lo faccio ogni giorno se mi va bene, poi devo vedere se lo riesco a conservare, sono garantito, perché se pure dovesse succedere che sia più c'è tutto, il cloud è ovunque, quindi lo posso recuperare in qualsiasi momento, no? Voi utilizzate gli smartphone, sapete che quando mettete un'informazione qui, automaticamente anche nell'iPad di casa ha aggiornato il mio profilo piuttosto che l'agendina. Questo perché? Perché non c'è qua, non c'è niente in questo, è poco questo, soprattutto altrove. Le aziende spostano tutto altrove, hanno spazio, anche in questo caso tenere dei server, una server farm interna, io ricordo che era uno degli orgogli quando andavano le aziende di servizi, li portavano le server farm, interi corridoi di questi grandi server che accumulano sufficiente informazione, non trovano spazio, e gli danno manutenzione, interventi continui, upgrading. La quarta attività di facility ben nota è quella legata agli edifici. Faccio esempio, il Comune di Napoli non gestisce la manutenzione dei propri edifici in maniera autonoma, ma è tutto extramente, è tutto al di fuori. Cioè c'è una società terza che prevede la pulizia degli uffici, prevede la verniciatura delle pareti, piuttosto che la sistemazione di qualche lampadina che si rompe, in tutto che si rompe in tutti gli edifici comunali, in un servizio di terzializzazione completa del facility. Bene, questi sono le quattro macro di terzializzazione. Come si può terzializzare? Veniamo, diciamo, al core della lezione di oggi. Attraverso appalti a singoli fornitori, quindi esclusa la gestione in house, che abbiamo detto che è la cosa su cui le aziende stanno andando fuori, quindi mettere in terzializzazione, mettere in fastidio queste attività diventa sempre più essenziale per le aziende, ma attraverso appalti a fornitori singoli, quindi prendo le mense e vado al fornitore delle mense a dire lo vuoi, quindi a un ristorante, oppure le pulizie, vado a una delle pulizie, la guardia mia, la guardia mia, oppure affido a un unico operatore che diventa la mia interfaccia su tutti questi servizi, i servizi di misura. Quindi io ho un'azienda di facility che gestisce tutto quello che determina nel corpo. Quindi capite il vantaggio, perché io parlo con un unico interlocutore, c'ha un contratto che normalmente sono 2000 pagine, per cui c'ha tutte le responsabilità dalla penale nel caso in cui sia nel cliente, riesce a gestire tutto quello che a me non serve per far camminare la fabbrica, contemporaneamente un livello di efficacia e di servizio molto più elevato, perché lo metto nel contratto. Oltre probabilmente in alcuni casi a fare un servizio migliore, perché magari il giardiniere si sta male quel giorno, io non è che posso avere 5 giardinieri. Intendo i giardinieri, invece loro c'hanno tutti i giorni e non fanno la potatura o la rasatura del giardino. Questi sono i due modi per poterlo effettuare. Qui vi faccio un elenco, ma non esaustivo, di tutte quelle che sono le attività che possono essere esternalizzate in facility. Si va dalla manutenzione degli immobili, gli impianti, come le pulizie, recapito dei documenti. Anche questo, ognuno c'aveva il factotum, nasce nelle aziende grandi dove dice vabbè, c'è una persona che va a portare in giro semplicemente la posta, gestione dei mobili, arredi, posta interna,
servizi di portare, traslochi, eccetera, eccetera. Poi trasporti. Trasporti la gestione delle auto aziendali, come vi ho detto, trasporti all'interno dell'azienda, leasing e pay, trasporti all'interno dell'azienda, deve essere di oggi. Se voi andate in Fiat, una parte della logistica, voi andate in Bisaccio, noi andremo in Bisaccio 29, mi pare, ma vedete che là dentro c'è un'azienda che non è ABB, un'azienda terza, adesso non ricordo il nome, che prende gli scatoloni di questi interruttori magnetotermici, li porta al magazzino, ne è responsabile del packaging e li monta sopra, li porta sopra al trasporto, su gomma, su rotaio. Se l'auto dove c'è un'azienda, la NIPA, fa la stessa cosa dentro Fiat. Quindi prendi il parolutti, prendi una serie di componenti da dentro lo stabilimento, quindi sta dentro fisicamente, a fine linea, prende e gestisce la logistica handling all'interno dell'azienda, la Tiberina, l'Hub, cioè ce ne sono tantissime, sono all'interno, per gestire la parte di logistica interna, ma non solo la logistica interna viene terziarizzata, anche la logistica esterna. Prima Fiat aveva i suoi camioncini, i suoi sistemi di trasporto, aveva di sua proprietà linee intere di trasporto di connessione con la rete di fornitori. Oggi non è più così. C'è un'azienda terza, Fiat è parzialmente proprietaria, che ha deciso di investire in questo settore, che fa logistica distributiva. Quindi arriva a fine linea, esce la macchinina, va su un camion che non è Fiat, quindi la fila un terzo con la macchinina. È chiaro che riesce a ottenere l'economia di saturazione dei mezzi, nonché di ottimizzazione dei trasporti notevolissime, cosa che non potresti fare se fossi direttamente tu coinvolto. Ancora infrastrutture, gestione ambientale, dall'energia. Oggi moltissime aziende gestiscono l'energia in casini. Cioè voi normalmente agganciate all'Enel e pagate la bolletta del contatore. Queste aziende invece sono terze che gestiscono i servizi di energia. Ce n'è una che mi piace molto, per rimanere a verbale, ma comunque un amico mio che veramente sta facendo delle cose eccezionali, perché crea dei gruppi d'acquisto, quindi paga il minimo l'energia, perciò tu vai a comprare da lei. Perché mentre l'Enel sa che è l'unico fornitore, quindi tu vai da lui e devi pagare per forza, quando si liberalizza il mercato, alcuni soggetti hanno detto: guarda, ci mettiamo insieme che consumano un sacco di energia, andiamo a Enel, diciamo guarda, con questi soggetti qua andiamo in sorgente se tu non ci dai uno sconto sul prezzo dell'energia. E questi soggetti riescono a comprare energia a buon livello, nonché ci sono energie alternative che consentono di integrare i costi dell'energia stessa in termini di ottimizzazione. Informatica e telecomunicazioni, che sviscerata già tutto, e gestione delle proprietà immobiliari, me ne ho parlato ampiamente. Che cosa è successo nel tempo? Quindi nel tempo è successo quello che vi ho raccontato, si passa dalla gestione endogena al management contractor, quindi gestisci una funzione che gestisce i fornitori, fino ad arrivare al facility management, il total facility management, che era un'unica interfaccia interna, il facility manager, quello che parla con tutto il sistema della fornitura, un unico fornitore che diventa un partner strategico, perché in realtà coordina più il subfornitore, ma il problema è suo, io parlo solo con lui. E chiaramente ho un'economia significativa in termini di variabilità e costanza della qualità e dei costi che non potrei avere in nessun modo attraverso una struttura interna. Bene, andiamo a vedere quali sono adesso le modalità con cui si può fare una stima di facility. Vi spiego. Il problema adesso è io voglio terziarizzare il servizio, ma come faccio a quantificare quanto vale questo servizio? Ci sono diverse metodologie di stima di questi valori, dalle spese sostenute per i diversi servizi di facility attraverso la gestione in outsourcing, o numero di contratti, fornisce in questo caso una stima della domanda effettiva, però è difficile individuare i contratti di facility e aggregarli in termini informativi, oppure rispetto ai costi sostenuti. Che cosa si fa in questo caso? Si va a vedere mediamente quanto ho speso negli ultimi 3 anni per il servizio di giardinaggio, ti dico guarda, io mediamente ho speso questo, mi devi fare meno di questo. Questo è un trend che è continuato a crescere come annualmente nei servizi di facility, così come le quote percentuali del facility management in Italia, che come vedete incrementano nelle medie e grandi aziende, hanno un trend crescente, si supererà il 40% nel 2020, e decrementa sempre di più la gestione interna. Cioè ad oggi già il 50% di questo trend non è veritiero.
intero, ad oggi il 50% già delle aziende non gestisce più internamente. Chiaramente non succede nelle piccole imprese, sta iniziando a succedere nelle piccole imprese, ma parliamo non delle micro imprese, aziende che fanno fino a 10 milioni di euro, lì sì, alcuni servizi come l'informatica, le auto, i server, la server farm, ma non è inevitabile che possa succedere in tutto, tant'è che guardate quelle artigianali come il livello di facility più o meno rimarrà costante negli anni. È carino vedere questo dato che un po' ci riassume la quantità di miliardi di euro di questo mercato in Europa. Si passa dalla gestione immobiliare, che è questa 61, fino ad arrivare ai servizi legati all'office automation 50 circa, per un valore complessivo di 300 miliardi, più di 300 miliardi di euro. Quindi immaginate che importanza ha in Europa un'attività di questo tipo, quindi è un business grandioso che si sta sviluppando negli ultimi anni. Bene, come funziona l'interazione tra le diverse aziende? Che cosa sta succedendo negli ultimi anni? L'ulteriore passaggio che sta accadendo, spero e penso che abbia sentito parlare, è che non c'è più un global contractor, non c'è più un facilitatore che gestisce tutte le facility. Adesso si inizia a parlare di contratti di rete, di networking. Cioè, il contratto di rete è una cosa strutturata, esiste nella legge italiana. Sostanzialmente, più aziende si mettono insieme mantenendo la propria autonomia, quindi non è un consorzio, per poter sopperire a problemi di accesso al credito e problemi di mercato che da sole non potrebbero esistere. Vi faccio un esempio: le aziende del Miglio d'Oro, le aziende del settore della moda, hanno compreso che per le loro dimensioni, in particolare quelle bagni e accessori per la casa, la loro microdimensione non avrebbe consentito di combattere il fenomeno cinese nel fenomeno Ikea. Anzi, se loro si mettevano assieme potevano essere opportunità sia per i cinesi che per Ikea. Oggi i primi fornitori di Ikea sono italiani, perché è una rete di micro aziende, quindi sono più artigiani praticamente, 10, 15, 20 dipendenti, che assieme hanno creato un'azienda di 200-300 dipendenti, ma mantenendo la propria autonomia. Non è un soggetto giuridico necessariamente la rete di impresa, è un insieme di soggetti che ha un'unica finalità. Lo Stato ti agevola in questo, ti dà la possibilità di avere degli sgravi fiscali, di avere delle agevolazioni per l'accesso al credito e delle linee di credito dedicate, perché purtroppo un'azienda piccola con una difficoltà nel mercato come questa è impossibilità di accedere al credito. Grazie al processo di rete questo si riesce a fare, questo networking, questa rete di impresa, ne sono sempre più che stanno nascendo in Italia negli ultimi 5 anni, consente anche di rispondere in maniera puntuale a quelli che sono i fabbisogni dei facility, del management, della terziarizzazione di questi servizi. Perché è chiaro che se tu crei una rete, nel momento in cui sei non saturo su una commessa di Fiat Cassino, magari potresti essere utile nella Fiat di Pomigliano e quindi sfrutti i meccanismi di flusso osmotico tra la rete per consentire la sopravvivenza della piccola impresa. Quali sono i vantaggi di operare attraverso il processo di delega in facility? Allora, abbiamo due, come sempre, nella valutazione che facciamo: vantaggi e svantaggi. La gestione in house ti dà una tranquillità psicologica, soprattutto vi direi io, sul fatto che gestendo internamente hai il controllo del processo, pensi di avere il controllo del processo, pensi di dipendere da te stesso e non da terzi. Tuttavia i rischi sono che gestisci tutti i costi e le efficienze del servizio, se sei una persona, se si rompe qualche cosa, nonché hai un'efficienza del servizio, certamente più elevata, oltre al fatto che ha un appesantimento in termini di immobilizzazione di soldi, occupazione di spazi, impegno finanziario dell'azienda piuttosto notevole. Quindi gestendo in house tu ti senti tranquillo che hai il controllo delle attività che stai gestendo, mentre il rischio degli incrementi costi. Viceversa, gestire in outsourcing
ti dà innanzitutto la sensazione che non stai controllando il processo, che dipendi da un pezzo. Quindi devi necessariamente ripensare interamente al funzionamento della tua azienda. E non è una cosa da male. Inoltre, certamente alcune attività non sono facilmente individuabili e delegabili, e quindi ha una criticità nella gestione, nella definizione dei limiti, dei bordi, nei contorni all'interno dei quali l'azienda di facilità di muovere. Certamente tali rischi però sono ampiamente superati da i risultati che potenzialmente puoi ottenere e che abbiamo già elencato precedentemente, ovvero concentrare la propria attenzione su il core business, quindi concentrare la propria attenzione significa anche le proprie risorse finanziarie, economiche, le energie, riuscire a rendere individuabili in maniera chiara dei costi che normalmente sono hidden, si chiamano hidden cost, cioè costi nascosti, non visibili, mentre tu ce l'hai chiaramente a bilancio perché hai fatto un contratto di facility con l'azienda, nonché riesci a a ottenere una maggiore disponibilità finanziaria dal momento che puoi contrarre con un'azienda di facility modalità di pagamento diverse, hai la possibilità di sfruttare i processi finanziari di pagamento di servizi e cose di questo tipo. Le condizioni finanziarie oggi valgono molti, 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 molti euro. Bene, andiamo a vedere quali sono le modalità con cui operiamo nell'identificazione dell'outsourcing. Allora, individuazione dell'azienda che deve fornire i servizi, cessione del proprio ramo d'azienda, in questo caso immaginate quello che ha fatto moltissime aziende che, anche dello Stato, in cui hanno lasciato la parte dei servizi facenti ma sono rimaste all'interno dell'azienda, quindi cessione insieme all'azienda del personale in outplacement che si occupava del settore, o cessione delle aree, degli impianti, delle apparecchiature usate per l'azienda. Questo è quello che Fiat ha fatto in moltissimi casi, ma la cosa più eclatante che ha fatto è quella sulle attività logistiche, dove ha ceduto la BU, la business unit, interamente quello che faceva l'attività di servizio, creando una nuova business solution con un partner strategico che già faceva trasporto. Quindi, da una parte cedere il ramo d'azienda con tutto il personale macchinario, dall'altra cederlo ma rimanere all'interno del processo per poter avere un controllo strategico di quelle che sono le attività, oltre che poi delle opportunità di business connesse alla stessa specializzazione. Questi sono i modelli con cui noi possiamo gestire l'outplacement, scusa, l'outsourcing. E questo è lo schema di funzionamento per arrivare alla determinazione di un capitolato che poi consente la creazione di un documento che si chiama contratto tra l'azienda e l'azienda del facility. Senza entrare troppo nel dettaglio, vi dico che comunque un'attività strategica è certamente il business plan e la simulazione tariffaria. Da questo algoritmo si vince il rischio di impresa sia per l'azienda che cede il contratto sia per l'azienda che l'acquista, e in funzione di questo poi si stende il contratto con tutte le clausole e quant'altro necessario a garantire le parti. Quindi presente che questa attività è veramente un'attività molto pesante. È chiaro che questo è quello che ci aspettiamo, o meglio, ovvero di aumentare la forbice dei ricavi. Questo è riferito, questo diagramma è riferito alla maintenance, e questi sono i costi. Quindi, come vedete, all'aumentare della terziarizzazione aumentiamo la forbice tra ricavi e costi, e questo è quello che ci aspettiamo, e questo è quello che avviene, altrimenti significa che abbiamo fallito il contratto di facility. Benissimo, quali sono i benefici? Sintetizziamo, li abbiamo detti a più riprese nel corso della lezione, ma sintetizziamo in una slide. Di tipo operativo, aumento della produttività, flessibilità, perché si razionalizza le risorse, e aumento degli standard di servizio. Normalmente questo dovrebbe essere. Di tipo economico finanziario, riduzione dei costi legate a attività non core, variazione dei costi, non sostenendo più costi fissi e incrementando quindi anche gli oneri finanziari,
visibilità dei costi, che spesso vi dicevo sono nascosti, non sono visibili, a quel punto non mi interessa se il costo è nascosto o no, è un problema dell'azienda di Facility, io ho quel numero che devo pagare ogni mese all'azienda di Facility. Inoltre dei benefici non secondari di tipo strategico oltre che tattico, ovvero focalizzazione sul core, flessibilità in termini di segmentazione, opportunità di reengineering complessivo delle attività del mio processo e anche espansione di operatività in più paesi in generale, cioè pensate a recuperare spazi, alla crescita potenziale della vostra azienda perché vi connette con altri mercati, insomma diverse informazioni di questo tipo. I limiti del processo di outsourcing e soprattutto legati rispetto alla qualità del servizio ai conflitti con il personale interno. Chiaramente il personale interno li vede come un terzo intruso all'interno dei processi, magari addirittura lo giudicare, cioè quello lavora a paga fissa, non è visto, non ha fatto la gestione del tempo e meno, quell'altro magari c'è un'incentivazione variabile, quindi si percepisce un gap di funzionalità, chiaramente crea una conflittualità interna, così come sull'innovazione. C'è una bellissima slide che io avrei voluto far vedere su questo, cioè le resistenze all'innovazione sono purtroppo in tutte le aziende, in tutti i macrosistemi. Vi ho parlato una volta di questo signore che ha scritto questo bellissimo testo, Community Machism, il testo del mio formaggio, ne ho parlato, leggetelo, è un piccolo libercolo dove parla della cerca di far comprendere attraverso le semplificazioni del movimento di due gruppi di topolini di come ci siano enormi resistenze al cambiamento in generale. Il cambiamento fa paura, sempre. Qual è il passaggio successivo che è già in atto dal Facility? Si passa dal Facility al Global Service. Quindi adesso non si terzializza più soltanto il servizio attraverso un outsourcing di una serie di attività, ma si terzializza l'intero processo, il controllo dell'intero processo. Quindi il passaggio successivo è da Facility Manager a Global Service. Che cos'è Global Service? Vi apro un task per farvi vedere che cosa è successo in termini di volumi di attività legate al Facility Management. Questi sono i principali gruppi legati alla logistica. Questa è l'espansione di questi mercati dell'outsourcing logistico, ma ci serve solamente per dare informazioni. Vi dicevo che cosa è successo a un certo punto, che non è sufficiente più un contratto, ci vuole una modalità di terzializzare il Facility. Quindi il Facility, la procedura è sempre terzializzazione, ma il come lo terzializza? Il Global Service è un criterio per la formulazione del contratto di Facility. Quindi una modalità di gestione del contratto molto molto rigida, addirittura c'è una norma UNI, la 10.685, che declina in maniera puntuale la fornitura del servizio, ovvero la fornitura di un servizio di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale completo. Questa è l'innovazione che entra all'interno del Global Service. Non è più una terzializzazione di un servizio con un hub che controlla quello che succede, ma è un'organizzazione imprenditoriale, nel senso che devi avere dei dipendenti che fanno quella cosa. Non è più il ristoratore sotto casa a cui gli affido il ristorante della Fiat, no, devo avere io un'organizzazione imprenditoriale, quindi fornitore di un servizio di gestione in modo imprenditoriale completo e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto. Si presume una capacità imprenditoriale diretta ed esclude che il contratto di Global Service possa essere stipulato con soggetti aventi la sola capacità di coordinamento e prive caratteristiche industriali. Cioè non posso avere una scatola vuota che gestisce terzi. Quindi immaginate che il Global Service di Fiat fosse realizzato da un soggetto che si chiama la Facility SPA, che in realtà ha un imprenditore con la segretaria, due persone di amministrazione, che poi va dal ristorante, poi va dalla pulizia, poi va dal giardiniere sotto casa e controlla e gestisce aziende terze. Questi sono gli imprenditori, questi tre che vi ho citato. Io faccio il coordinamento di imprenditori. È una modalità di Facility. Ormai si è evoluto, il processo si va verso il Global Service, nel senso che
non ti affido a te se non c'è una capacità imprenditoriale, non c'è una capacità industriale. Io voglio che tu abbia nel tuo interno, tu, azienda global, le capacità di servire i pasti, di avere una cucina, abbia le capacità di avere le attrezzature per tagliare l'erba, che abbia una capacità autonoma di gestire il processo in maniera imprenditoriale. Quindi una leggera, sembrerebbe dal punto di vista formale dell'espressività e dell'espressione, ma una totale rivoluzione del processo. Quindi global service è una modalità di assegnare facility a aziende che gestiscono in maniera imprenditoriale completa e responsabile il servizio. Quindi non c'è possibilità di darlo a soggetti che abbiano la sola capacità di coordinamento e privi di caratteristiche industriali. Questa è la macroscopica differenza del facility in generale nell'affidare contratti di global service. Questo capite bene che dà maggiori garanzie all'azienda che affida il contratto e impegna molto di più l'azienda di facility. Bene, questo è l'ultimo passaggio che volevo fare, e chiaramente l'articolazione di un contratto di global service è una cosa estremamente complessa, dove ci sono capitolati, dipende dal servizio, ma vi assicuro che stiamo parlando, questo ce l'ho, diciamo, per farvi vedere la quantità di documenti che tu devi analizzare, elaborare, studiare e cercare di valutare, non è banale, ma mi sa che non ce l'ho più. Comunque è uno scatolone così di documenti per ogni azienda, no. Le cancellette, va bene, e, nonché devi prevedere tutto quello che abbiamo visto nel flussogramma, quando vi ho fatto vedere il facility, tutto devi prevedere in quell'ottica e tutto devi cercare di poi portarlo a convergenza rispetto a quelli che sono i tuoi interessi.